Terza corsa, premio Ansaldo Red, è un miglio per sole femmine di 3 anni, sono 13 al via e fra pochissimo agli ordini dello starter che si mette ora in movimento con il mezzo meccanico, la prima fila per Dominante Thor, Antonio Simioli, Donna VJ, Giampaolo Minnucci, Divina Mel, Guido Carpentieri, Duchessa HP, Roberto Vecchione, Dandy, Paolo Pietro Paoli, Dynamic Race LF, Salvatore Luongo, Diamante Best Davide Angeletti, seconda fila 8 Delta del Circeo, Roberto Muscolini, 9 Dancing Queen Fonte, Raffaele Palomba, 10 Diamante Mail, Giuseppe Faruolo, 11 Dorotea Luis, Marcello Vecchione, 12 Dancer, Giusy Savarese, 13 Dyke di Mare, Alessandro Olezzo. Arretrata proprio quest'ultima che cerca di rientrare. Parte molto piano Dynamic Race LF tra quelle della prima fila, dove c'è lotta tra Duchessa HP che va a condurre e Dandy che si accoda nella sua scia mentre ha sbagliato Dancing Queen Fonte che subisce la squalifica. Sbaglia anche Dominante Thor, la terza posizione è per Donna VJ nei confronti del numero 7 di Diamante Best, mentre all'esterno è in veloce risalita Diamante Mail che figura ora al lato di Dandy che segue sempre la battistrada Duchessa HP. Diamante Mail che va dritta su Duchessa HP e la supera di slancio per essere leader con bello strappo in 600 metri, 600 metri in 45 e mezzo che per Diamante Mail valgono ovviamente meno con il recupero e la risalita dalla seconda fila. All'esterno è in azione il numero 12 di Dancer che va al salchi della nuova battistrada, avendo nella scia il numero 7 di Diamante Best, mentre si affaccia in terza ruota Dynamic Race LF che ha recuperato dopo l'avvio prudente. Nel frattempo, chilometro in 1:17,8 per Diamante Mail che ha potuto riprendere fiato, tanto che Dynamic Race LF insiste in terza ruota, trascinandosi Dorotea Luis, ma ora allunga di scatto Diamante Mail e dopo 1:02 in 1:32,5 prende chiaro vantaggio a Duchessa HP che si sta svincolando a sua volta dalle altre, tra le quali insistono ancora Dynamic Race LF per linee interne, Dandy e al largo di tutti sta avanzando bene Dorotea Luis, Diamante Mail che ha preso largo vantaggio su Duchessa HP e prosegue in piena spinta e nel finale è nettissima Diamante Mail su Duchessa HP e per il terzo posto lungo la corda dovrebbe essere ancora Dandy e quindi 10, 4, 5. L'arrivo ufficioso della terza di Capannelle, 2-1-1 sul mio cronometro, significa media di 1:15,7 per la vittoria della figlia di Nadal Sheba, allenata e guidata da Giuseppe Faruolo. I colori, quelli di Cesare Savarese per la vittoria di Diamante Mail con il numero 10, passata in 600 metri e poi nettissima all'epilogo davanti all'iniziale leader Duchessa HP e poi vediamo scorrere le immagini con il numero 5 di Dandy al terzo posto. 10-4-5 è l'arrivo ufficioso della terza di Capannelle. Lì nello studio.